La Francia ha scelto il giorno della festa nazionale, la presa della Bastiglia, per rendere un caloroso omaggio ai camici bianchi in prima linea nella lotta all'epidemia di coronavirus. Applausi per i sanitari e ovviamente per i militari, due categorie elogiate durante la pandemia. Alla cerimonia che si è svolta a Place de la Concorde a Parigi, una sfilata in formato Covid-19, ridimensionata e senza pubblico, il presidente Emmanuel Macron è arrivato a bordo di un command car e in giornata, nel tradizionale discorso televisivo, presenterà ai francesi il suo piano di rilancio. Intanto il governo francese ha confermato un pacchetto di 8 miliardi di euro per aumentare gli stipendi a medici, infermieri e paramedici, un accordo firmato con i sindacati dopo settimane di trattative e che vedrà un incremento medio degli stipendi di 183 euro al mese. Circa 2.000 militari intervenuti, meno della metà di quelli presenti all'abituale sfilata degli Champs-Élysées. Nessuna colonna di blindati quest'anno, ma si è comunque svolta la parata della pattuglia acrobatica dell'aeronautica militare francese, che a bordo dei suoi Alphajet ha ospitato tre infermieri.